Amici e amiche di Lega Nerd, bentornati. Io sono Alessio, il vostro traghettatore scientifico di Eureka. Prima di tutto iscrivetevi al nostro canale di YouTube e attivate la campanellina per non perdere nessuna delle nostre notifiche. Ma ciancio le bande, torniamo alla nostra scienza perché oggi in 5 minuti parleremo di SpaceX e cercheremo di scoprire i segreti dello Starship. 42. Oggi con Andrea D'Urso, divulgatore per quanto riguarda il mondo di SpaceX e autore di Astrospace, parliamo di Starship. Ciao a tutti agli amici di Lega Nerd. Spiegaci un pochino quali sono le caratteristiche di questa mega struttura volante, diciamo, via. Sì, sarà mega in tutti i sensi perché una volta che saranno assemblati il primo e il secondo stadio avremo qualcosa di veramente enorme, un razzo alto circa 120 metri. Consideriamo che attualmente il razzo più grande mai costruito è stato il Saturn V che raggiungeva i 110 metri, quindi sarà qualcosa di veramente incredibile. Starship sarà il primo razzo completamente riutilizzabile, in quanto a differenza di quanto succede con il Falcon 9, che solamente il primo stadio viene recuperato, con Starship verrà recuperato sia il primo stadio che il secondo stadio. SpaceX però con i nomi ha fatto un po' di casino e qui c'è da fare un attimo una piccola nota. Allora, con Starship si intende sia tutto il razzo compreso di primo e secondo stadio che solamente il secondo stadio, che è quel razzo che vediamo con le quattro ali che ha effettuato i diversi voli di test. Allora, per quanto riguarda appunto Starship, il secondo stadio di questo razzo, SpaceX è partita da delle tecniche produttive a delle tecnologie totalmente differenti rispetto a quanto fatto con il Falcon 9. Parliamo innanzitutto dei materiali. Si passa dai materiali compositi del Falcon 9 all'acciaio inossidabile della Starship. Perché hanno deciso di fare questo? Soprattutto abbassare i costi e in futuro di esplorazioni spaziali agevolare le operazioni di mantenimento del razzo anche fuori dalla Terra. Un eventuale arrivo su Marte in caso di problemi sarebbe molto più facile effettuare questo tipo di riparazioni. Sempre in ottica di voli oltre la Terra, sia sulla Luna che su Marte, SpaceX ha fatto una scelta anche per quanto riguarda il combustibile che utilizza Starship. Infatti, a differenza del Falcon 9, la Starship utilizza metano e ossigeno liquido. Questo perché, secondo le diverse analisi, il metano su Marte si trova anche in natura, o comunque può essere facilmente prodotto, a differenza del cherosene che utilizza il Falcon 9. Può essere anche molto più facilmente stoccato. Su Marte non possiamo arrivare a trovare giacimenti di giacimenti fossili e quindi SpaceX ha deciso di adottare questa soluzione proprio in futuro dei prossimi viaggi, diciamo. Sì, è ovvio. Sì, esatto. E una curiosità, effettivamente abbiamo parlato appunto dei materiali, il fatto che appunto sarà il primo razzo totalmente riutilizzabile, ma quante persone, anche questo è molto curioso, quante persone potrebbe contenere Starship? Anche perché l'idea di Elon Musk non è portare soltanto 3 cosmonauti, no? Sì, allora, per quanto riguarda il volo con astronauti, Starship verrà sviluppata come è successo con il Falcon 9, verrà sviluppata in diverse versioni. Si passerà prima da quella cargo e poi per arrivare in ultima fase a quello per astronauti. Su quanti questi possano essere trasportati dipenderà dal dove bisogna trasportarli. SpaceX sta sviluppando Starship per il trasporto non solo nello spazio ma anche da 2 punti differenti sulla Terra. In questo caso Starship potrebbe essere utilizzata anche per trasportare circa un centinaio di persone, mentre per quanto riguarda i voli nello spazio, lì dipende da dove bisogna andare, anche perché bisogna considerare le risorse che dovrà portare, perché anche solo il trasporto dell'aria nello spazio è un bene molto prezioso. Sì, e ricordiamo che nel possibile viaggio su Marte abbiamo quantomeno 6 mesi di viaggio, giusto? Esatto, quindi si parla comunque di un piccolo equipaggio.
Mentre, come abbiamo visto con DR Moon, il progetto DR Moon di Yusaku Maezawa, lì potremmo vedere anche una decina di persone arrivare in orbita attorno alla Luna, fare un piccolo viaggio di circa una settimana e poi ritornare indietro. In conclusione, per quanto riguarda i motori, come stiamo messi con Starship? Allora, i motori sono il vero, diciamo, collo di bottiglia per la produzione di Starship, in quanto SpaceX sta sviluppando un nuovo tipo di motori che si chiamano Raptor, appunto perché dovranno essere alimentati a, come abbiamo detto, a metano ed ossigeno. Si tratta di motori completamente diversi da quanto visto sul Falcon 9 e quindi SpaceX li sta sviluppando un po' alla volta con i diversi test. Inoltre, per portare Starship in orbita servirà il Super Heavy e questo sarà dotato di ben 28 motori. Quindi bisogna considerare che SpaceX dovrà produrre attualmente i motori più complessi mai sviluppati, ne dovrà produrre ben 28 per il Super Heavy e 3 ottimizzati per volare dentro l'atmosfera per Starship e altri 3, sempre per Starship, ottimizzati per il volo nel vuoto, nello spazio. Quindi è questo che potrebbe rallentare la produzione e i voli di Starship in orbita. Ok, allora ti ringraziamo anche per questa seconda pillola scientifica, quindi al prossimo approfondimento. Grazie a voi. Come sempre, SpaceX è super interessante, quindi cercheremo sempre di tornare a parlare di queste curiosità e del mondo di Elon Musk. Quindi se vi è piaciuto questo video, fate un like e al prossimo approfondimento. Ciao ragazzi!